Papa Pacelli, l'aristocratico, il dottissimo, il tormentato Pacelli, il Pontifex Maximus, che per quasi 20 anni aveva regnato solitario sulla Chiesa. Distante, inaccessibile, ieratico. Aveva gli stessi tratti dell'asceta, alto, esile, il volto affilato, i gesti scanditi da sacrali geometrie, quasi prigioniero nella sua principesca lontananza dal mondo. Ora anche lui ha varcato quella soglia e con lui, forse, muore una certa tradizione della Chiesa, una particolare forma storica della Ecclesia di Cristo. Sul suo corpo sembrano accanirsi gli effetti devastanti della morte. Nella tarda calura romana, il cadavere, che aveva iniziato a decomporsi, si è come aperto, squarciato. I fedeli e il clero ne sono fortemente impressionati. Ma è tutto l'apparato barocco, questa sorta di messa in scena del trionfo della morte, che fa senso. Annota Roncalli. È ugualmente sgradito il miserabile castello piantato nell'emiciclo della confessione da parere un palco per la ghigliottina. Poche ore dopo, il medico papale cerca di vendere le fotografie non ufficiali del cadavere del pontefice. Egli va offrendo un diario dell'agonia con i particolari fisiologici della fine. I cardinali lo licenziano in tronco. I nipoti del defunto papa, poi, gli onnipresenti e onnipotenti principi Pacelli, capiscono che è venuto anche per loro il momento di farsi da parte.